No, 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 mi dispiace no, mi dispiace assolutamente no. Io stamattina vi ho caricato un video in cui parlavamo di Lukaku, vi spiegavo la situazione, se non l'avete ancora visto lo trovate qui sopra nelle schede, però no, non ci sto, non ci sto. Perché vi dicevo, ma nella mia testa, sai, può essere che in realtà vogliono fare semplicemente... Invece no, invece quando succedono queste cose vuol dire che ci sono delle conferme, vuol dire che queste cose sono accadute effettivamente. L'Inter si tira ufficialmente fuori dalla corsa a Romelu Lukaku. L'Inter ha detto basta, Lukaku non lo voglio, sta parlando con la Juve, non lo voglio. E adesso i club in corsa per Lukaku sono due, un po' di più o comunque le strade sono due, la Juventus o l'Arabia Saudita. E io mi auguro che dall'Arabia Saudita facciano questa offerta a Lukaku enorme, immensa, e che possa prendere e andare lì. Ragazzi, è grave, eh? Adesso diciamocela proprio papale papale, è grave. Quello che sta succedendo è grave. E non venitemi a dire intanto che Lukaku è l'attaccante ideale per Massimiliano Allegri, perché non è vero. Perché sto leggendo, l'unica cosa migliore rispetto a Vlahovic è la fisicità, che per Allegri è assolutamente qualcosa di importante. Però Allegri, ragazzi, l'attaccante, lo sappiamo, basta vedere le partite, lo fa giocare, spalla alla porta. Questa è la prima richiesta, è la prima richiesta che viene fatta all'attaccante. Io leggo da mesi ormai, ma Vlahovic non è tecnico, ma Vlahovic questo qua, Vlahovic non tiene una palla. Lukaku spalla alla porta non è un fenomeno. Io mi ricordo tantissime partite con Lukaku che giocava a spalla alla porta e lo marcava Chiellini, e lo marcava De Ligt, e lo marcava questo, quell'altro, e Lukaku faceva delle brutte figure. Lukaku ha bisogno di avere del campo davanti. I nostri attaccanti il campo davanti raramente ce l'hanno. Io leggo che la Juve gioca difesa e contropiede. Ma, perché a volte si associa. Se giochi male allora giochi di catenaccio. Ma non è questo il caso della Juve. Ragazzi, la Juve non è una squadra che gioca a difesa e contropiede. La Juve non riparte quasi mai, o quando riparte lo fa male. La Juve non è brava ad arrivare in porta in tre passaggi. Non è brava. La Juve è una squadra che gioca a palla alta delle due. Ma non è una squadra che riparte. Cioè, sono due concetti differenti. Non è che se gioca male per quello che è il concetto di giocare bene, quello che è il concetto di giocare male, allora gioco in contropiede. Non è vero. Io firmerei per giocare in contropiede. Non giochiamo in contropiede. Noi siamo una squadra che delle due segna su calcio piazzato. E allora qua la fisicità di Lukaku può essere importante. Ma Lukaku non è un giocatore che gioca a spalla alla porta. Io ripeto, il giocatore ideale per quelle che sono le richieste di Allegri, spalla alla porta come centravanti, è Giroud. È Giroud perché è un giocatore che sta lì, fermo, viene a prenderla, la scarica, crea lo spazio per l'inserimento dei centrocampisti. Quello è l'attaccante ideale. Allora io vi dico, piuttosto che spendere 40 milioni di euro, 40 milioni di euro per il cartellino di Lukaku, che è un classe 1993, Vlahovic è un 2000, sono 7 anni di differenza, e se Vlahovic lo vende 70 milioni, Lukaku lo prende 40, ci perdi 30 milioni di euro invecchiando di 7 anni, ed è una follia, e prende uno stipendio tra gli 8, i 10, addirittura leggevo i 12, ma siamo fuori di testa, che devi far per due perché non c'è neanche il decreto crescita, devi fare al 50% praticamente in contributi, significa che se ne guadagna 8, quindi la migliore delle ipotesi, che è il più basso, 8 per 2 fa 16, 8 per 2 fa 16. 10 fa 20, 12 fa 24. Per quanti anni? Minimo 3, se non 4 addirittura, perché noi siamo bravi anche in quelle cose lì, andare a dare 4 anni di contratto. Ne dai 3. Facciamo il minimo, 40 milioni di cartellino. 16 per 3, quindi 8. Fate i vostri conti, 32, 48 sono 88. Fatti i conti fatti bene? Vediamo. Vediamo. 8 per 2 per 3. 48 più 40 sono 88 milioni di euro, nella migliore delle ipotesi, in 3 anni. Sembra una follia, una follia, una follia. Io allora delle due chiedo al Milan, che ha appena rinnovato Giroud, ha rinnovato ad aprile, scade tra un anno, ma se ti do 5, guarda, anche 10 milioni, me lo dai? Faccio fare Giroud quest'anno. Gli faccio un contratto di 1 più 1, o di 2 già direttamente. Sta la Juve 2 anni, Allegri c'ha la sua boa, il suo centravanti come... pare a lui, come piace a lui, è un giocatore che poi andrà a ritirarsi e posto. Poi magari Giroud ti dice semplicemente: io alla Juve non ci voglio andare. Perché no? Perché adesso poi fatemele dire tutte. Adesso le voglio proprio dire tutte. Le voglio proprio dire tutte, tutte, tutte. Che Lukaku, io me le ricordo le interviste. Io la Juve al Milan mai, non ci andrei mai. Perché poi non dobbiamo farci abbindolare da questi giocatori. Ho visto, guardate, ve lo voglio far vedere. L'ho mandato a un mio amico interista.
mandato a Pietro, Pietro che guarderai sicuramente il video, dato che mi ha detto che ha guardato quello di stamattina, questa è l'immagine che gli ho mandato. Cioè, Lukaku con la maglia, mi pare, cos'era, Wolverhampton, non mi ricordo, la prima. Poi Lukaku che bacia lo stemma, quella del Chelsea bacia lo stemma, quella del United nica lo stemma, quella dell'Inter bacia la maglia, quando torna al Chelsea bacia lo stemma, poi torna all'Inter bacia lo stemma. Stiamo parlando di un giocatore che arriva all'Inter, c'è solo l'Inter, gli arriva l'offerta del Chelsea, che l'aveva sfanculato, torna al Chelsea. Ma sai, sono scelte, come l'ha fatta Bonucci, poi io ripeto, a me quei giocatori lì che fanno quelle scelte lì, poi mi scadono da tifoso. Si pente, decide di tornare indietro, no vabbè ho sbagliato, Inter ti prego riprendimi, lo riprendono, spendendo anche comunque dei soldi, perché ci spendono dei soldi, perché l'anno scorso non mi ricordo se 10 o 20 milioni per il prestito, ma la cifra è 10 o 20 milioni più l'ingaggio alto, perché era il giocatore più pagato della Serie A, Lukaku, quest'anno. Non riesce a trovare la condizione, non è determinante se non in un mese, perché ritrova poi nelle due finali europee che hanno fatto il disastro. Quando è successo quell'inconveniente brutto da denunciare, con cui la Juventus poi si è mossa molto bene con i Daspo, il mondo Inter l'ha coccolato, Lukaku aveva addirittura discusso con la curva della Juve, poi che cosa fa? Questo va a trattare con la Juve. Ma ragazzi, ma che comportamenti sono questi? E lo dico all'interno di un ragionamento, e lo sapete bene, in cui vi dico, no, i soldi nel calcio oggi dominano. Però un conto sono i soldi, un conto sono i comportamenti. Questo, nel vero senso del termine, è un mercenario. Ce ne sono stati tanti, i giocatori che hanno cambiato squadra, Ibrahimovic, Bobo Vieri, Quagliarella, non è questo il punto, li abbiamo avuto tutti e tre quegli altri, sono anche giocatori di cui conservo bene o male dei buoni ricordi, o comunque quali sono legato per un motivo o per l'altro, ovviamente, perché comunque io Vieri dalla Juve non l'ho visto, Ibra ero lì per iniziare a tifare, l'ho visto veramente poche partite, la mia prima partita ufficiale della Juventus c'era Ibrahimovic in attacco, ha preso una traversa contro il Treviso, però non è quello il punto, cioè, cambiare tante squadre va bene, ma i modi in cui lo fai, i modi in cui ti esponi, in cui ti esprimi, poi sono cose che pesano, queste qua ragazzi, sono cose che fanno tutta la differenza del mondo, anche il fatto che, perché, cioè, diciamocelo proprio come voglio, Lukaku non si sta comportando bene nei confronti dell'Inter, cioè questo non risponde più all'Inter, basta, un momento all'altro basta, senza parlare con la Juve, che la Juve ci sta che intervenga, faccia dei dialoghi, delle chiacchierate, allora vuol dire che tu Vlahovic lo vuoi vendere 100% e che vuoi quel giocatore lì. Aggiungo ragazzi, perché poi vanno, cioè ripeto, questo video le dico tutte, proprio mi sfogo completamente, ma Giuntoli, adesso cerchiamo di capire, Lukaku è un colpo da Giuntoli? Poi magari mi direte di sì, per me no, per me Lukaku non è un colpo da Giuntoli, un giocatore di 30 anni che nella migliore delle ipotesi lo paghi 88 milioni di euro in 3 anni, che poi ti porti a scadenza di contratto, perché l'abbiamo visto che questi giocatori con quest'età, con quegli ingaggi, li abbiamo visti tutti li abbiamo visti, Matuidi, Higuain, Mandzukic, Khedira, Pjanic, Ramsey, adesso Arthur, Bonucci, Alexandre, cioè li abbiamo visti tutti li abbiamo visti e non impariamo niente. Se tu mi prendi Giuntoli, che non è un'operazione da Giuntoli darvi un 2000 per prendere un 93, che tra l'altro ripeto, secondo me non è nemmeno coerente con le richieste, poi come Allegri contentissimo su Lukaku, felicissimo, è un nome, conosce la Serie A, ci ha già giocato, lui è contentissimo, non deve vedere lì, stai lì, vai in giro, è contentissimo Allegri, però non è quello che gli serve effettivamente. Ma Giuntoli, allora, cioè, questo colpo chi è? È un colpo da Allegri, un colpo da Giuntoli? Bonucci fuori rosa, è la richiesta di Allegri, è la richiesta di Giuntoli, perché quello che mi pare di capire è che comunque Allegri abbia una grandissimo potere interno in questo momento alla Juventus, ma grande. Allora abbiamo preso un direttore sportivo che cosa decide? Cioè magari Giuntoli è anche non d'accordo, o magari è pure d'accordo, io non lo so, però cioè, se è d'accordo, dico, allora mi ero fatto io magari tutta un'idea di Giuntoli che non è questa, se non è d'accordo, allora che cazzo prendi un direttore sportivo a fare? Cioè non è che ci sono due strade, o Giuntoli è d'accordo, allora io e tanti altri magari anche di voi, o comunque che ho letto, sono fatti un'idea sbagliata di Giuntoli, di quella che è la volontà di Giuntoli, la preparazione di Giuntoli, o come lavora, o se Giuntoli è d'accordo, cosa facciamo? Le prime frizioni interne col direttore sportivo che si oppone a un colpo e poi facciamo il colpo?
Oh, ragazzi, ci sono tante di quelle cose che non mi tornano, tante di quelle cose che boh, non immaginavo che potesse diventare una giornata in cui potevano esserci delle novità così corpose, ma se l'Inter arriva a non parlare più con Lukaku e lasciarlo lì, abbandonarlo lì, e le due opzioni sono Arabia o Juventus, forza Arabia, ma facci sto regalo, che non esiste, non esiste. Cioè, che perché? Cioè, intendiamoci, ma noi dove stiamo andando? Cioè, qual è il nostro percorso? Perché adesso ho detto che le dico tutte. L'anno che va via Allegri, decidiamo di fare un altro tipo di percorso all'insegna di un altro tipo di approccio al calcio, e si prende Sarri. Poi si manda via Sarri, facciamo un altro tipo di approccio al calcio, che è quello della sostenibilità ai giovani, bla bla bla, prendiamo Pirlo. Ma andiamo via Pirlo, arriva Allegri, si fa 2 anni in cui comunque i giocatori che erano stati presi prima, ma questi non mi piacciono più, questi mi piacciono di meno, questo è, sacrifichiamo questo, quell'altro, prendiamo questo, quell'altro. Poi prendiamo Vlahovic, però Vlahovic non ci interessa più, prendiamo Zaccaria ma non ci interessa più, rinnoviamo Dybala, poi non lo rinnoviamo. C'è Bonucci, però lo mettiamo fuori rosa. Ma cioè, che cosa stiamo facendo? E oggi qual è il progetto? Arrivarci in un certo modo con un certo tipo di calcio, arrivarci con la sostenibilità, arrivarci con la next gen, arrivarci con i colpi che ci hanno rimesso nella situazione in cui eravamo andati a impiccarci con i conti. Cioè, cosa stiamo? Qual è? Qual è? Qual è la posizione della Juve? A me sembra un colpo fuori da ogni logica, fuori da ogni logica anche dal punto di vista della sostenibilità. In un anno in cui la Juventus non fa la Champions League, non fa la Champions League, devi recuperare. Però se recuperi con 30 milioni di differenza del cartellino, l'ingaggio c'è lo stesso, e Vlahovic prende 7, ma Lukaku se ne prende 7-8 uguale, con la differenza che tra 3 anni ha 33 anni, Vlahovic tra 3 anni ne ha 26, che sono due cose diverse. E ripeto, nella migliore delle ipotesi in cui Lukaku ne va a prendere 8, e siccome 8 sono pochi. Cioè, uno scarto del Chelsea. Cioè, parliamoci chiaro, un giocatore fuori rosa del Chelsea. Non parte neanche per la tournée. Lunedì torna e poi non va in tournée. È uno che rimane lì. Cioè, se c'è l'opportunità, dici, sai, lo prendi a 20 milioni. Vlahovic lo vendi a 70, 50 milioni te li pigli. E Lukaku lo riesci a tesserare a 5. Ma ti dico, ma... E anche sono dei presupposti che ti fanno dire, sai che allora può diventare un colpo, anche se non sono amante del giocatore, non lo ritengo adatto. Ma queste condizioni, con queste caratteristiche, con questo contorno, ma ragazzi, ma forza, Arabia Saudita, facci questa proposta, Lukaku, e portacelo via, eh.